Ciao a tutti! Oggi abbiamo preparato le pizze in casa, abbiamo fatto una bella pizza gourmet con ingredienti locali, che sapete che adesso c'è questa evoluzione delle pizzerie che fanno soprattutto pizze diverse dalle solite con ingredienti tipici del luogo. In questo caso noi abbiamo fatto una bellissima pizza, guardate, con la burrata di Andria, le cime di rape, i pomodorini pugliesi, l'olio di bitonto, quindi tutta veramente pugliese. E poi abbiamo fatto una margherita sottile per accontentare in famiglia anche chi è amante della pizza tradizionale e sottile, e vi faremo vedere tutto il procedimento, soprattutto come noi cuociamo queste pizze nel forno di casa, perché è sempre questo il problema quando si fa la pizza in casa: non c'è mai il forno che arriva a 500 gradi come quello a legna delle pizzerie. Quindi vediamo il procedimento. Per l'impasto abbiamo utilizzato 500 g di farina del tipo 1, poi abbiamo 300 ml di acqua, 1 g di lievito di birra, ne serve davvero pochissimo, mezzo cucchiaio di sale, mezzo cucchiaino di zucchero e l'olio di oliva, ci servirà un cucchiaino da mettere nell'impasto. Per la pizza gourmet abbiamo utilizzato 5 pomodorini pugliesi, meglio se avete i datterini, 150 g di cime di rapa di fasano, 150 g di burrata di Andria, e poi su entrambe le pizze, sia sulla pizza gourmet che sulla pizza margherita, andremo ad utilizzare il fior di latte sgocciolato, si tratta di 150 g a pizza. Poi abbiamo il sale, vi faremo vedere durante la ricetta quanto ne utilizziamo, quindi quanto basta, pepe per condire, olio di bitonto, e poi solo per la margherita utilizziamo la passata di pomodoro, questa è quella fatta in casa, serve un mestolo a pizza. E infine per condire ancora il basilico, che sulla pizza margherita soprattutto è buonissimo, ovviamente basilico fresco, noi abbiamo 5 foglie. Noi stiamo facendo l'impasto nella planetaria, ma è un impasto che potete fare anche a mano. Abbiamo versato tutta l'acqua e adesso stiamo mettendo il lievito. Come vedete il lievito è davvero pochissimo. Lo zucchero. E accendiamo. Velocità basta? Cominciamo ad aggiungere piano piano la farina. Il resto della farina, non tutta, sempre piano piano, e riaccendiamo la planetaria. E adesso l'ultima parte di farina e riaccendiamo. Quindi la farina va messa piano piano in modo che tutti gli ingredienti si incorporino. Aggiungiamo il sale e aggiungiamo un cucchiaino di olio. Nel frattempo il nostro impasto si sta proprio incordando attorno all'uncino della planetaria. Dopo 10 minuti la planetaria ha impastato abbastanza bene, vedete, si è incordato attorno al gancio, e adesso vi faremo vedere cosa facciamo con l'impasto. Quindi da questo impasto vengono fuori 4 pastelle, quindi 4 pizze. Noi oggi vi facciamo vedere come condiamo 2, è abbastanza, però potete farci appunto 4 pizze, quindi se siete in 4 in famiglia, volete una pizza intera, questi ingredienti vanno benissimo. Sono 200 grammi. Quindi formiamo delle pastelle, sì. E poi praticamente noi la maggior parte delle volte facciamo l'impasto per la pizza la sera precedente, in modo che poi le mettiamo, adesso vi faremo vedere, in questa teglia con la farina,
e copriamo con la pellicola e mettiamo a lievitare l'impasto nel frigorifero per 18 ore, per esempio. Il minimo, se andate di fretta, il minimo dovrebbe essere 5 ore, giusto? Sì. Ma sempre in frigorifero? No, no, fuori. Ovviamente fuori. Quindi se la dovete fare il giorno stesso, almeno 5 ore, in modo che la pizza risulti digeribile, quindi leggera, altrimenti poi quando vi capita di andare in pizzeria e di non digerire bene la pizza, proprio perché i tempi di lievitazione sono troppo brevi. Quindi almeno se la fate in casa, però farla il giorno prima, almeno se potete, è meglio, perché così lievita per molto tempo. Poi bisogna tirarla fuori dal frigo 2 ore prima di condirla. Qui la stiamo coprendo con la pellicola, le nostre pastelle, quindi le ritiriamo fuori domani. Abbiamo tirato fuori l'impasto 2 ore prima e il giorno dopo, e adesso andremo a preriscaldare il forno. Posizioniamo la griglia del forno al piano di sopra, in modo che poi quando andiamo a mettere la pizza dentro sia vicino alle serpentine. E adesso accendiamo il forno prima di lavorare l'impasto. A quanto? A 250 al massimo. Il massimo, certo. E ventilato. Mettiamo la farina sulla spianatoia, cominciamo a lavorare il nostro impasto. Cominceremo dall'impasto della pizza gourmet, che faremo un po' più doppia, giusto? Sì. Vi faremo vedere perché abbiamo deciso di farvene vedere due. Perché c'è a chi piace la pizza sottile e c'è a chi piace la pizza un po' più doppia. Quindi diciamo che una è la pizza del momento, perché adesso c'è questa tendenza a fare queste pizze gourmet con ingredienti locali e sono un po' più doppie. E poi ci sono gli amanti della tradizione che amano la margherita. A Bari si mangia sottilissima e croccante, non è proprio come quella napoletana. Quindi noi adesso vi stiamo facendo vedere le nostre versioni pugliesi. Poi ovviamente nei commenti scriveteci voi come fate, se la fate la pizza gourmet in casa, con quali ingredienti locali. Perché in ogni regione d'Italia questi sono degli ingredienti buonissimi che potete utilizzare per fare queste pizze particolari. E un'altra cosa che vi volevo dire è anche sulla farina. Se volete fare la pizza napoletana classica, in realtà si usa la farina 00. Si dice che a Napoli si utilizzi la Caputo Blu. Però noi abbiamo fatto diversi esperimenti con farine diverse di farro e cereali per fare la pizza classica. Noi utilizziamo sempre la farina del tipo 1 per una questione: ci piace mangiare un po' più sano e quindi cerchiamo sempre di utilizzare farine meno raffinate. Però se volete fare la pizza quella proprio classica, per avvicinarvi a quella delle pizze napoletane, la 00 è quella della tradizione. Quindi la stiamo lavorando un po' con le mani. L'abbiamo stesa, abbiamo fatto il cerchio con le mani. Adesso condiamo un po' gli ingredienti, mettiamo il sale sui pomodorini per la pizza gourmet, mentre per la margherita andiamo a mettere il sale nella salsa e amalgamiamo. Nel frattempo il nostro forno sta ancora in fase, si sta preriscaldando. Mettiamo un po' di pepe nella salsa. E un goccino di olio nella salsa.
poi di sale assaggiate, se c'è bisogno ne aggiungete. Adesso mettiamo una delle teglie per fare la pizza, che è una teglia antiaderente da 30 cm, su gas a fiamma fortissima, viva, deve diventare davvero calda. Noi utilizziamo questo metodo per sopperire appunto alla mancanza del forno tradizionale, del forno a legna delle pizze. Non vi verrà mai come il forno della pizza, però vi viene bene. Sono passati 5 minuti, più o meno la teglia è davvero caldissima. E ci mettiamo il nostro impasto. Aggiungiamo un goccino di olio sopra. E le rape, le cime di rape stufate. Se volete vedere la ricetta di come facciamo le cime di rape stufate a Bari, fatecelo sapere, perché ve lo facciamo vedere. Siamo ancora in tempo un po', no? Sì. Ok. Questa è buonissima, bellissima, perché ha la mozzarella, è bianca, con i pomodorini, e poi c'è la protagonista, la burrata al centro, che è fenomenale. Una pizza diversa, però vi fa fare davvero bella figura. Vedi come si è alzata la pizza? Sì, si sta cominciando anche a sollevare un pochino. Utilizziamo questo metodo proprio per fare quell'effetto un po' maculato sotto che ha la pizza cotta nel forno a legna. Poi se voi avete altri metodi... Vedi come si sta, ecco, sì, sì, ancora un altro poco e la possiamo mettere nel forno. Se poi voi avete altri metodi per simulare un po' il forno a legna in casa, fatecelo sapere anche questo nei commenti, perché è bello scambiarsi un po' di idee sui suggerimenti per come fare la pizza in casa. Ok. Adesso la mettiamo in forno. Come vi abbiamo fatto vedere, ovviamente parte di sopra, vicino alle serpentine del forno, in modo da simulare davvero il forno della pizzeria. E poi si lascia. E si lascia un po' aperto, giusto? Sì, per fare in modo che la serpentina non si spegne. Eh sì, è vero, la serpentina deve rimanere accesa. L'unico modo è lasciare un pochettino il forno aperto. Quindi, ricapitolando un po', l'abbiamo condita sul gas a fiamma veramente forte, quindi 2-3 minuti, il tempo di condirla. E poi subito in forno. Quanto tempo in forno? 10 minuti ed è pronta la prima pizza. Poi vi faremo vedere la seconda, la margherita. Adesso stiamo facendo la seconda pizza. Come vi abbiamo detto, vengono 4 pizze. Noi oggi vi facciamo vedere come condiamo solo 2. Adesso è la volta della margherita. La facciamo sottile questa. Dopo 10 minuti la tiriamo fuori, è pronta. Guardate com'è venuta bene, sembra proprio la pizza della pizzeria. Ci mettiamo sopra la burrata e facciamo la seconda. Eccola qui, la nostra pizza gourmet con burrata, pomodorini, cime di rape stufate, fior di latte e cottura nel forno di casa per imitare, con un sistema che imita un po' la cottura della pizza tradizionale. Adesso vediamo la margherita. 5 minuti di nuovo, fiamma altissima per la seconda pizza, la margherita. Stiamo mettendo il secondo impasto nella teglia. La facciamo cuocere per 3 minuti, il tempo adesso di condirla. E quando comincia a cambiare? Sì. Comincia ad essere pronta per essere condita. Ok. Aspettiamo un altro poco. Quindi abbiamo fatto una pizza bianca e una pizza rossa per accontentare un po' tutti in famiglia. Quindi cominciamo a mettere con il mestolo la salsa. Stendiamo così, lasciando un po' il bordo di più o meno un centimetro, no? Sì, di un centimetro può bastare. Ok.
nel frattempo il fondo sta ancora cuocendo sotto mentre la condiamo. Ci mettiamo il fior di latte. Poi sulla margherita potete aggiungere anche il formaggio grattugiato se vi piace. C'è anche chi ci mette il pecorino anche sulla margherita. E questa sarà sottile e croccante. Perché da noi la maggior parte delle pizzerie poi fanno, almeno a Bari, la maggior parte delle pizzerie fanno la pizza sottile, croccante, però ci sono gli amanti della pizza un po' più doppia, napoletana, infatti si sceglie la pizzeria in base a questo, la fa doppio, la fa sottile. È difficile accontentare tutti su questo. Un po' di pepe. Uh-huh. E poi il basilico ce lo mettiamo dopo, giusto? Quindi quando la sì, dopo quando lo usciamo. Sì. Eccola qua, si può spegnere. Sempre aperto il forno, per lasciare la serpentina accesa. Sforniamo anche la margherita. Vi facciamo vedere adesso come mettiamo basilico. I pomodorini sopra, eccola qui, la margherita è venuta anche benissimo, un po' più sottile dell'altra, ci mettiamo il basilico fresco e la nostra margherita è pronta. La nostra margherita è pronta, fateci sapere nei commenti se vi sono piaciute le nostre pizze con il nostro metodo per cuocerle in casa e fateci sapere voi come la fate. Vi lasciamo in descrizione il link per la ricetta dell'impasto e delle pizze. Ovviamente se fate la nostra pizza taggateci su Instagram come fate sempre e anche su Facebook veniteci a trovare e magari mandateci la foto perché sotto i commenti di YouTube non è possibile. Però potete mandarci le vostre foto nei commenti di Facebook, in molti lo state facendo e ci fa tantissimo piacere vedere le nostre ricette rifatte da voi. Ciao!